2028 a Dubai si è chiusa con un accordo che indica la necessità di allontanarsi dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo. Non è il phase out che ci si aspettava, e pensando a quelli che sono stati gli accordi di Parigi nel 2015 di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, comunque di stare molto al di sotto dei 2 gradi, ci si ritrova disallineati rispetto a quegli obiettivi. Ma la strada intrapresa è comunque positiva, soprattutto la consapevolezza sempre più diffusa e condivisa che esiste su quelle che sono le problematiche legate ai cambiamenti climatici in atto e soprattutto alla necessità di contrastarlo. I vari paesi hanno dichiarazioni di intenti, programmi, piani d'azioni che devono implementare per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra. E il Global Stocktake che ha iniziato da questa COP rappresenta in questo senso una guida e anche una verifica di quelle che sono le azioni intraprese e la loro efficacia. Questa consapevolezza e questo lavoro a livelli internazionali su diversi ambiti scientifici, sociali e politici ha una maggiore attenzione rispetto al passato ad alcune tematiche, soprattutto la sicurezza e la gestione dell'acqua. E in questo aspetto per la nostra regione, per l'area del Mediterraneo, è un punto molto molto importante. Infatti, le regioni con il clima di tipo mediterraneo, la nostra, ma anche le altre distribuite nel globo, sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici in atto. Infatti le proiezioni future indicano un progressivo irridimento di queste aree, sia nel periodo invernale che in quello estivo. Questa riduzione nella quantità e nella disponibilità dell'acqua ha impatti economici, sociali e politici assolutamente rilevanti, se non drastici, e che sicuramente non potranno essere trascurati. Serve comunque una maggiore comprensione di quella che è la componente fisica e fenomenologica del clima, del cambiamento climatico in atto e del cambiamento climatico in queste specifiche regioni. E diventa però fondamentale affrontare e arrivare a questa maggiore comprensione anche pensando a politiche di adattamento, quindi alla pianificazione di politiche di adattamento e possibilmente anche ad azioni di mitigazione.